Fujifilm fa un annuncio interessante e inutile al tempo stesso. Ciao a tutti, benvenuti in questo video dove si parlerà di Fuji, ma prima, lo sapete, dovete iscrivervi. Lo dico perché molte persone che vedono i video non sono iscritte al canale, perché dalle statistiche di YouTube vedo che gli iscritti sono diversi dalle persone che spesso guardano i video. Insomma, buona parte degli spettatori che guardano i video sono persone che non sono iscritte al canale, quindi non mi fate arrabbiare, non fate che io vi devo venire a cercare a casa uno per uno, perché se vi iscrivete è meglio e almeno siamo qua. E soprattutto voi non potete perdervi i nuovi video se spuntate anche la campanella. Ho detto tutto, arriviamo al soldo. Fujifilm ha annunciato contemporaneamente un nuovo firmware e un nuovo accessorio per le sue macchine fotografiche della serie X. Il firmware serve per rendere compatibile la macchina fotografica con il dispositivo, che è un treppiede e si chiama Tripod Grip TG-BT1. Come al solito, nomi impronunciabili, nomi di marketing dati da ingegneri, perché non sono persone che fanno marketing queste qua. Sono persone disumane che danno sigle, lettere e numeri a caso. Però si tratta di un treppiede che viene montato sulla nostra macchina fotografica e ci consente di accendere e spegnere con il Bluetooth la registrazione e di controllare per un paio di obiettivi, da quello che ho capito al momento sono soltanto due, e di controllare anche lo zoom dai tastini che stanno sul treppiede. Si tratta fondamentalmente di un treppiede simile a questo, con un tasserino che io posso tenere in mano, con la macchina fotografica montata sopra, mi inquadro, clicco e faccio accendo, spengo, zoom, oppure posso montare la macchina fotografica sul treppiede, metterla sul tavolo davanti, insomma fare le mie riprese, le mie fotografie, fare quello che voglio. Il dispositivo costa una fucilata, sono 199 euro di inutilità, perché fondamentalmente questo fa le stesse cose di quel dispositivo, e questo costa sui 30 euro. Certo, non hai tastini, non hai il telecomando, ma diciamo che da 30 euro per arrivare a 199 sono circa 170 euro. Quei 170 euro valgono il fatto che ci risparmiano la fatica di premere il tastino sopra? Secondo me no. Poi se voi lo volete perché vi piace, perché siete dei fujisti che vogliono avere tutto marchiato Fuji, va benissimo. Comunque vi dico che su YouTube, su Amazon si trovano tantissimi dispositivi che insomma lo sostituiscono in maniera anche comoda. Non parlo del GorillaPod, che è una scelta, ma parlo di treppiedi tipo questo è un Manfrotto, ma ce ne sono anche di altri che sono insomma non marchiati Manfrotto, che sono altrettanto buoni, altrettanto comodi. Casomai vi metto anche qualche link giù nella descrizione, così andare a dare un'occhiata, e se vi piace sapete che avete un'alternativa meno costosa. Però perché è interessante questa scelta da parte di Fuji di creare un treppiede con il Bluetooth che addirittura ha bisogno di un aggiornamento firmware sulle sue macchine fotografiche per funzionare? Beh, perché ci fa capire esattamente da che parte sta andando Fuji. Laddove Sony e Canon stanno puntando al mondo del vlogging, o comunque al mondo delle macchine fotografiche che fanno anche video e che siano comode e portatili da tenere insomma tutti i giorni in tasca, nella borsa, per qualunque tipo di esigenza, Fuji non fa uscire una macchina fotografica dedicata, perché in catalogo qualcosina già c'è, quindi crea questo treppiede che di fatto come design è anche molto simile a quello di Sony, e ci fa capire che anche Fuji punta in quella direzione. Quindi a questo punto dobbiamo soltanto vedere se la macchina fotografica che abbiamo è compatibile, se siamo interessati a questa funzionalità. La compatibilità parte dalla X-T3 in poi, mi sembra di ricordare, va alla memoria, insomma tutte le macchine fotografiche dalla X-T3 in poi sono compatibili: la X-T3, la XS10, la X-T4, ovviamente la X-T5, la X-T30 Mark II, e successivamente entro gennaio uscirà un firmware anche per X-T30 Mark I e la serie XH2 e XH2S. Insomma,
Questi qua sono gli annunci fatti da Fuji. Le previsioni sono queste qua. Ripeto, il dispositivo non è niente di che, però ci apre la strada a quello che potrebbe essere il futuro di Fuji. Non è escluso che da qui a quest'estate, non credo prima, perché già sono uscite tante macchine fotografiche per questo 2022, soprattutto nella seconda metà del 2022, insomma, potrebbe uscire una macchina fotografica che renderà questo dispositivo un dispositivo più interessante, nel senso che magari ci si accorperà bene, perché al momento abbiamo tra le macchine fotografiche piccole di Fuji, credo forse la XS10 è l'unica che abbia un senso per essere pratica e portatile, perché insomma la X-T3 e la X-T4 non sono affatto portatili come quelle della concorrenza di Sony o di Canon. Quindi questo potrebbe essere un assaggino e potrebbe arrivare un'ipotetica XS20. Come potrà essere questa XS20 non si sa, magari ci vado a dedicare un video separato, perché potrebbe essere interessante speculare un pochino, perché la speculazione ci costringe anche a vedere qual è la situazione del mercato, come si sta muovendo Fuji rispetto a Canon e Sony, che al momento sono quelle che si fanno concorrenza con grossi colpi di macchine fotografiche. Fuji, essendo più piccolina, deve ottimizzare, e il fatto che Fuji deve ottimizzare è molto interessante, perché, ripeto, potrebbe uscire, se la faranno uscire, insomma, non so quello che sarà, però potrebbe uscire un XS10, un XS20 veramente, veramente interessante. Vediamo quello che succederà. Scrivete nei commenti come potrebbe essere secondo voi la XS20 se uscirà. Scrivete nei commenti se siete interessati a questo dispositivo che esce, questo treppiede, se non vi interessa, se già avete provveduto, insomma, in maniera diversa. Ci vediamo, ciao e alla prossima.